Ciao a tutti da streamhard.com, quest'oggi andiamo a fare l'unboxing e una piccola presentazione della nuova ASUS GTX 980 Ti Strix Gaming. Come sempre iniziamo dall'analisi della confezione stessa della scheda video. Come tutte le confezioni ASUS, questa è caratterizzata dal logo ASUS in alto a sinistra, dall'immagine del gufo che caratterizza la serie Strix Gaming. E abbiamo il nome della serie, il nome della scheda e alcune caratteristiche. Più in basso abbiamo alcune tecnologie proprietarie di Nvidia supportate da questa scheda come il GameWorks e G-Sync. Nella parte posteriore della confezione invece troviamo alcune didascalie che ci spiegano le caratteristiche della scheda stessa, un'immagine scoppiata della scheda stessa per vedere com'è fatta. Abbiamo quest'altra didascalia invece ci indica che la scheda è dotata della tecnologia Superalloy Power per il sistema di alimentazione con controller digitale. Abbiamo inoltre il nuovo software proprietario di ASUS per il supporto della scheda, per l'overclock, eccetera, GPU Tweak 2. E in alto a destra abbiamo l'indicazione di 3 anni di garanzia, in basso abbiamo le specifiche tecniche, l'uscita video, un'immagine della scheda e le varie certificazioni del prodotto. L'unico lato interessante inoltre è quello in basso che ci indica i requisiti di sistema per montare questa scheda nel nostro computer, i requisiti minimi. Apriamo la confezione per mostrarvi il bundle e in seguito la scheda stessa. Abbiamo un'altra confezione con scritto al di sopra il logo Strix. Aprendo la confezione troviamo un'altra scatolina e più in basso la scheda. Lo prendiamo e mettiamo da parte. Allora, vediamo il bundle che accompagna questa scheda. Costituito da un CD driver, da un adattatore 2-6 pin a 8 pin, un foglietto illustrativo dei vari prodotti Strix e un manuale di installazione rapida e basta. Allora, prendiamo la scheda. Allora, parliamo un attimo delle specifiche tecniche di questa scheda. Allora, l'ASUS GTX 980 Ti Strix conta su 2816 CUDA cores con 96 ROPS e abbiamo 6 GB di memoria onboard. Il bus è di 384 bit e il core clock è di 1190 MHz in base clock, mentre le memorie sono alla frequenza di 1800 MHz. Inoltre il prezzo si assesta sulle 600-700 euro, ma comunque cioè, specifiche più dettagliate e il prezzo reale lo troverete nella recensione scritta. Allora, come possiamo vedere, la scheda è di generosissime dimensioni, infatti soprattutto per quanto riguarda il dissipatore, perché il PCB arriva più o meno a questa lunghezza, come potete vedere dalle mie dita, mentre il dissipatore si estende per altri 4-5 centimetri. Come possiamo vedere, allora, la cover è in, penso sia in plastica, a quanto sembra, e abbiamo tre ventole da 85 mm o 90 mm che hanno il compito di raffreddare il radiatore in alluminio sottostante al cui sono collegati diversi heatpipe di generose dimensioni. Dovrebbero essere 4 heatpipes da 10 mm a 8 e da 6 mm di diametro, come possiamo vedere anche nella parte superiore. Queste ventole sono dotate di un design particolare che a detta di ASUS dovrebbe ridurre il rumore emesso dalla scheda. Invece nella parte superiore cosa abbiamo? Abbiamo l'altra heat pipe che si estende nella parte superiore, abbiamo i due connettori per lo SLI per mettere due schede, fino a quattro schede in parallelo, abbiamo il logo Strix che si illumina di bianco lampeggiante quando la scheda è in funzione,
Abbiamo inoltre i due connettori di alimentazione 8 pin con un LED che segnala il corretto funzionamento della scheda, cioè dell'alimentazione più che altro, mentre nella parte posteriore cosa troviamo? Nella parte posteriore troviamo un bellissimo backplate che ha il compito di raffreddare i componenti installati nella parte posteriore della scheda, ma anche dare una maggiore rigidità alla scheda in quanto il dissipatore è molto pesante. Abbiamo alcuni punti di contatto di misurazione dei voltaggi con un LED. Abbiamo, si possono vedere le varie fasi di alimentazione, la parte posteriore delle fasi di alimentazione della scheda. Abbiamo questa piccola placchetta in metallo che serve a rinforzare, a detta di ASUS, il PCB della scheda. Possiamo vedere ancora meglio i connettori SLI e il connettore PCI Express 3.0. Non sono presenti bollini nelle parti posteriori della scheda, ma pensiamo questo sia dovuto al fatto che il nostro N-sample sicuramente nella versione retail saranno presenti, quindi non potremo cambiare dissipatore, cambiare pasta termica senza perdere la garanzia. Come possiamo vedere, il PCB è fuori standard anche per quanto riguarda l'altezza, soprattutto per l'altezza, quindi dobbiamo prestare ben attenzione se questa scheda entri nel nostro case. Nella parte inferiore invece troviamo le varie connettori delle ventole e del LED soprattutto. Abbiamo le 4 heat pipes di generose dimensioni, tutte quante nichelate. E poi, per quanto riguarda invece l'uscita video, abbiamo quasi quello che ormai è diventato quasi lo standard. Abbiamo una DVI, 3 DisplayPort in HDMI 2.0. Allora, possiamo dire che per questa piccola presentazione è davvero tutto. Per maggiori dettagli e le nostre considerazioni su questa scheda, vi rimandiamo alla recensione scritta, troverete allegato sotto questo video, presente sul nostro sito web extremehardware.com. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e iscriviti al canale. Quindi dallo staff di Extreme Hardware è davvero tutto e vi rimandiamo al prossimo video unboxing. Ciao!